Rarità per un mese a Bellagio, sul lago, un giardino galleggiante, talmente raffinato con fiori e piante introvabili, pensate, persino in Giappone. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Il piccolo rimorchiatore si muove lentamente sulle acque del lago di Como. Il colpo d'occhio lascia bocca aperta. Al traino c'è un giardino galleggiante, unico al mondo per bellezza, rarità, dimensioni. Un evento senza precedenti sotto l'aspetto botanico, tecnologico e culturale. Nemmeno i giapponesi, considerati dei veri maestri nel settore, sono mai arrivati a tanto. C'è invece riuscito Marino Novello, bresciano di 45 anni, artista ed ingegnere dal pollice verde. Suoi gli studi, la ricerca, la realizzazione di questo sogno galleggiante. 46 metri di lunghezza, 16 di larghezza, un pescaggio nel lago capace di sostenere e mantenere costante la linea di galleggiamento grazie ad un sistema brevettato. Gli uomini sono ancora al lavoro e queste immagini esclusive non sono che un anticipo del Giardino delle Meraviglie, che per tutto maggio sarà visibile e non visitabile per ovvie ragioni a Bellagio, ormeggiato, passi il termine, proprio di fronte al Grand Hotel Villa Serbelloni.